Sono totalmente insoddisfatto e continuerò a portare avanti insieme ai colleghi questa battaglia di civiltà. Non abbiamo avuto la principale risposta rispetto alle nostre richieste, ovvero se e quando si farà il completamento della campagna per la vaccinazione dell'influenza in questa regione. Non ci è stato detto nulla a tal proposito, né le dosi in arrivo, né con quale tempistica, né quando cittadini e operatori sanitari avranno a disposizione per la comunità degli abruzzesi le dosi vaccinali per l'influenza. È davvero molto grave quello che è avvenuto in questa regione, perché siamo penultimi in Italia in proporzione al fabbisogno, cioè fatto 405.000 il numero di dosi da acquisire, noi ne abbiamo distribuite soltanto 250.000, ovvero solo il 60%. Mancano all'appello 160.000 dosi, ovvero il 40% del fabbisogno. Ecco perché tante famiglie, tanti anziani, tante persone fragili continuano a dirci: i medici, gli operatori non hanno le dosi, vogliamo vaccinarci, come dobbiamo fare? E sappiamo che quest'anno, quello del Covid, l'anno della pandemia, vaccinarsi contro l'influenza era ed è uno strumento assolutamente utile. La regione è stata totalmente impreparata e noi, oltre a portare avanti questa battaglia, lo diciamo da subito, vogliamo certezze rispetto alla distribuzione dei vaccini per quanto riguarda il Covid a partire dal mese di gennaio.